Da Molfettese legato alla provinciale per Terlizzi, per tanti motivi affettivi, nonché per il fatto che ci abito praticamente sulla provinciale per Terlizzi, soprattutto perché quando ero piccolo visitavo questo posto quando ancora non era la Lega del Filodoro, perché come tutti i bambini di Molfetta venivano portati nella pineta del Preventorio per curarsi dalla pertosse, per curare la pertosse. Malattia che ancora ignoro, in realtà, però. Ho sofferto molto nel vedere lo stato d'abbandono del Preventorio in tutti questi anni. Adesso che ho potuto visitare la realtà della Lega del Filodoro e vedere come la Lega del Filodoro ha trasformato un edificio come quello del Preventorio in un posto dove la parola riabilitazione in realtà ha un volto umano e non ha un volto medico, dove gli spazi sono talmente grandi che non si prova nemmeno per un istante la sensazione di claustrofobia che generalmente io provo quando entro in centri di questo tipo, soprattutto in centri che assomigliano più ad un ospedale che ad una casa come questa, come dà l'impressione di essere questo centro qui, non posso che essere contento di questa realtà. Faccio il mea culpa per non averla conosciuta prima, in realtà lo sapevo che c'era, ma non pensavo che fosse così ben funzionante, insomma. Quindi ecco uno dei motivi per essere orgogliosi di essere molfettese, no? E non sempre quei, diciamo, motivi legati più all'apparenza, ma all'essere, alla concretezza.